Amici appassionati di calcio a 5, ben ritrovati come di consueto sulle frequenze di Antenna 2, come di consueto a parlarvi del campionato del gruppo B Girone B, dove la formazione dell'Edilsole di Valbondione questa sera, che gioca in casa, schierata da destra a sinistra in questo primo tempo con la maglia bianca, affronta la formazione della ZA Servizi Immobiliari di Gazzaniga. Una partita, lo dobbiamo dire, sicuramente, diciamo così, che riguarda soprattutto i bassi fondi della classifica, in quanto le due formazioni veleggiano nella zona bassa, anzi oserei dire bassissima, della classifica. Basti sapere e pensare, insomma, che la ZA ha un punto in tre partite, mentre la formazione dell'Edilsole è ancora a zero nella casella dei punti. Niente vittorie, niente pareggi, insomma, tre. E c'è intanto il primo gol dopo 20 secondi di gioco, va a realizzarlo Fabio Semperboni, primo gol, quasi un tiro improvviso che ha colto tutti un po' impreparati, e dunque il gol dell'1-0 realizzato proprio da Fabio Semperboni dopo 20 secondi di gioco. Partita che inizia bene dunque per la formazione di casa. Attenzione intanto la conclusione, la parata di Roberto Conti. Allora, ho preso nota subito, non vi ho ancora dato la formazione delle due squadre, lo faccio subito, del resto partita che si è subito accesa. Allora, la formazione della ZA Servizi Immobiliari schiera con il numero 1, io vi do tutta la distinta, sono 9 i giocatori a disposizione di Tiziano Guerini, con il numero 1 Roberto Maffeis, il 2 Nicola Balini, il 4 è Stefano Occioni, il 5 Diego Ghilardi, con il 7 Davide Bonomi, l'8 è Nicolò Pezzotta, con il 9 Mattia Balini, il 12 è Massimo Rocchetti, con il 20 Paolo Capitanio. Attenzione intanto, conclusione alta, l'allenatore, dicevo, è Tiziano Guerini, formazione di Gazzaniga, naturalmente sponsorizzata ZA Servizi Immobiliari. Risponde la formazione dell'Edilsole, che schiera con il numero 1 il ritrovato portiere Roberto Conti, con il 2 Erika Donati, con il 3 Daniel Semperboni, con il 4 Attilio Trivella, con il 6 l'autore del gol Fabio Semperboni, col 7 Omar Donati, l'8 Enrico Conti, con il 9 Mauro Morandi, con l'11 Fulvio Piffari, con il 13 Thomas Morandi. Dunque manca ancora il bomber Paolo Fornoni, ancora assente ingiustificato, vi ricordo che l'allenatore è Fabiano Trivella, però la formazione in maglia bianca recupera giocatori importanti come soprattutto Fulvio Piffari, come Enrico Conti, e certamente questo è già una buona garanzia per quanto riguarda questo incontro, che assolutamente la squadra di casa vuole vincere. Attenzione intanto, conclusione di Roberto Conti fuori misura, vi ricordo che l'arbitro dell'incontro è il signor Ben Brahim. Detto questo, andiamo a raccontarvi, siamo al terzo minuto di gioco dall'inizio della partita, entriamo in cronaca effettiva con il pallone manovrato dal portiere Roberto Conti, assente nella pesante sconfitta di settimana scorsa, quando appunto è stata battuta per 8-1 la formazione di casa contro la Fuzza Scaveia di Casazza, una sconfitta pesante. Pensare che era riuscita a pareggiare, attenzione, la grande parata da parte di Roberto Conti, ma c'è stato il fallo di Piffari e dunque ci sarà il calcio di punizione a favore della formazione incompleta tenuta a viola. Formazione incompleta tenuta a viola, che è in campo con il numero 1 Maffeis, con il 4 Occioni, con il 7 abbiamo Davide Bonomi, con il 2 Nicola Balini, e dovrei averli citati tutti, forse, se no ce n'è ancora uno, vediamo là dietro, ve lo dico fra poco, è il numero 5 Ghilardi. Intanto attenzione, la conclusione di Omar Donati improvvisa, non ha soltanto allontanato il pallone il portiere Maffeis, che era in giro per il campo. Siamo al quarto minuto e arriva il secondo gol improvviso.
2-0 dopo 4 minuti. Qui intanto vediamo Eric. Non riesce a mantenere il pallone in campo, palla che termina fuori, ma Feis la può riproporre in avanti. Vediamo, lascia la porta, va a scambiare con il compagno Bonomi, subentra. E Davide Bonomi subentra nell'azione, non riesce però a mantenere il possesso. La deviazione è proprio sua, l'ultima palla in out. Lo scambio Eric con Piffari Fulvio. Attenzione sul fondo. Conclusione neutralizzata, così come viene respinta da Semperboni anche questa conclusione. Si prosegue, palla che viene manovrata da Maffeis nella propria area di rigore. Il capitano della formazione della ZA Servizi Immobiliari è Diego Ghilardi, un ragazzo dell'86, mentre va a battere il corner, pallone poi allontanato, ma Feis se ne impossessa e dunque poi con le mani ancora verso Ghilardi, cerca e trova la conclusione Bonomi al quinto minuto esatto di gioco, sempre del primo tempo. Davide Bonomi, grande fucilata la sua, il portiere Conti non ha visto nemmeno partire il tiro e dunque davvero gol bellissimo, per il gol che accorcia le distanze. Naturalmente siamo soltanto al quinto minuto e 30 di gioco e la partita è davvero ancora lunga. Ancora attenzione, c'è possibilità del contropiede, il tocco Piffari e va a calciare, però è stato commesso il fallo proprio su Bonomi secondo l'arbitro, il signor Brahim, che dunque annulla il gioco realizzato da annulla il gol realizzato da Fulvio Piffari. Si riprende a giocare sempre sul 2-1 a questo punto. Vi ricordo che le immagini sono registrate per voi da Emi Moretti. Allora vediamo ancora il tentativo di palleggio da parte dell'autore del gol, Bonomi, commette fallo su Eric Donati, il calcio di punizione con Fabio Semperboni che va a toccare il pallone verso il proprio numero 1 Roberto Conti. Il palleggio controlla Omar Donati, il dribbling, può toccare dietro, lo fa ancora verso il portiere, scambia con Eric Donati, da questi al fratello, non si chiude il triangolo, lotta Eric Donati, non riesce però a trovare lo spazio per concludere. Allora si distende o cerca di farlo la formazione sponsorizzata ZA, però la palla termina in fallo laterale, rimessa in gioco la effettua Nicola Balini, ex giocatore del Baradello di Clusone, giocatore del Gorle, insomma un passato fra la prima e la seconda categoria per Nicola Balini che io mi ricordo benissimo. Attenzione, grande gol, questa volta il gol del 2-2, si è girato bene ancora lui e siamo con il nostro cronometro al settimo minuto, fioccano le reti. Dunque doppietta di Davide Bonomi che porta di nuovo il risultato in parità 2-2. Non ha visto partire il tiro Roberto Conti o perlomeno non se l'aspettava e dunque è stato trafitto. Balini va alla conclusione, palla lontana però, perlomeno abbastanza lontana dal palo di sinistra per noi che guardiamo dalla porta difesa da Roberto Conti, che adesso va a giocare il pallone in avanti. Eric Donati, Semperboni, si allunga troppo Fabio, il pallone termina dopo un tocco da parte del numero 5, il capitano Ghilardi, in fallo laterale, effettuata la rimessa, non ha però buon esito il tentativo di scambio con il portiere, palla in out, Ghilardi alza la testa, Ghilardi poi preferisce suggerire dietro al proprio portiere, avanza Balini, il tocco, l'1-2, non si chiude il triangolo, però arriva di rincorsa Eric Donati, la palla che termina in angolo per il tiro da bandierina da parte dell'autore dei due gol, pallone che viene respinto, perlomeno tentato nella deviazione dal numero 5, il capitano Ghilardi, palla in fallo laterale, subito rimessa in gioco. Vediamo ancora Roberto Conti, scambia con Omar Donati, ancora Roberto Conti, il tocco, Omar Donati allo spazio, colpisce il palo interno
aveva buggerato il portiere con una bella puntatona, palla che poi è terminata in fallo laterale, davvero vicino al gol del 3-2 la formazione di casa. Vi ricordo una partita delicatissima con le due squadre che arrivano da due ed il Sole da tre sconfitte, mentre ZA arriva da un solo pareggio e due sconfitte in tre partite. La porta è libera e stavolta Roberto Conti si avventura in un dribbling di troppo. Stefano Occioni a porta vuota, non c'entra lo specchio della porta e dunque brivido per la formazione in completa tenuta bianca. Eric Donati cerca la conclusione da lontano ma non riesce a trovare lo specchio. Allora si riparte, Omar Donati intercetta il pallone, lo gioca verso il fratello Eric, palla in out, rimessa in gioco, vediamo Piffari, tocca Balini, ne via in calcio d'angolo, la battuta di Piffari, il tocco e poi arriva ancora Ghilardi, fa correre qualche brivido al proprio portiere. Siamo al decimo minuto esatto, il risultato è di 2-2 al primo al quarto minuto di Fabio Semperboni e di Omar Donati, ha risposto la doppietta al quinto e al settimo di Davide Bonomi. 2-2 dunque, partita movimentata, bella se vogliamo, qualche errore in fase di impostazione ma però ci può stare. Attenzione perché questo ragazzo è molto bravo, il numero 7, mentre sbaglia il tocco Eric Donati, pallone che termina in fallo laterale, rimessa in gioco, ancora conclusione improvvisa quanto pericolosa da parte di Davide Bonomi che viene deviata quasi casualmente, palla che è terminata fuori, ancora Bonomi, mamma, questo c'ha un sinistro, signori, che sicuramente non perdona, mentre qui c'è un fallo di Balini nei confronti di Eric Donati, calcio di punizione, siamo però nella tre quarti campo, nella zona difensiva dell'Edilsole, va a battere Roberto Conti, vede la disposizione dei compagni, poi tocca verso Piffari, non riesce l'aggancio a Fulvio Piffari, palla in out per la rimessa di Stefano Ogioni, classe 87, parte il suo lancio, colpo di tacco anche molto bello, è bravo questo numero 7, davvero bravino, avete visto anche il gesto tecnico, certamente non conosco tutta la sua storia ma sicuramente ha dato dimostrazione di sapersi davvero fare. Inutile segnalare ancora una volta che si sente ancora la mancanza di Paolo Fornoni lì davanti, speriamo possa rientrare alla svelta. Intanto vediamo in avanti Roberto Conti, centrale verso Eric, la puntata di Eric è troppo facile, la conclusione di Eric Donati, peraltro anche centrale, dunque nulla da fare. Maffeis, Roberto Maffeis, che va a toccare il pallone in avanti verso Bonomi, il tocco a Ghilardi, il capitano, ancora il passaggio, Bonomi cerca lo spazio, attenzione, e il passaggio, la porta è vuota e va a realizzare Stefano Occioni, siamo al tredicesimo. I giocatori in maglia viola che ribaltano dunque il risultato dopo 13 minuti di gioco, dopo in pratica in 8 minuti hanno realizzato i 3 gol che stanno capovolgendo il risultato fino a questo momento. Non ci sono movimenti in panchina ma bisognerà forse cambiare qualcosina nell'assetto, una squadra un pochettino sbilanciata in avanti, lo dobbiamo dire. Adesso Piffari è andato dietro a dare manforte, è proprio Piffari che si impossessa del pallone e qui c'è il fallo da parte di Occioni, fallo secondo me ci poteva stare anche un piccolo cartellino giallo, l'arbitro invece dice che è tutto regolare, allora si prosegue, non prima però di aver calciato la punizione, ed è Fabio Semperboni che se ne incarica, sistema il pallone. Un uomo solo in barriera, esattamente l'autore della doppietta, adesso viene raddoppiato anche da Occioni in barriera. Vediamo, lunghissima la rincorsa di Fabio Semperboni,
Eccola la sua rincorsa, la conclusione. Palla quasi che finisce nel canestro. La dimentica. E attenzione, in bello il triangolo con la conclusione. Ancora Roberto Conti che riesce a deviare il bel cross da parte di Diego Ghilardi. Ancora il passaggio, non c'è però Nicola Balini sulla sinistra a ricevere un pallone che si perde in fallo laterale. Per la rimessa in gioco già effettuata, Conti avanza, Roberto Conti, non è al meglio Enrico Conti. Attenzione, qui c'è ancora il fallo ai danni di Fulvio Piffari. Questa volta calcio di punizione sarà un po' più vicino alla linea di porta e vedremo se sarà proprio Piffari. Mi pare proprio di sì, che andrà a calciare. Vediamo, due uomini in barriera predispone Maffeis. Vediamo, parte la rincorsa, Piffari puntatona, palla alta sopra la trasversale, nulla di fatto. Diamo un'occhiata al cronometro per dirvi che siamo al 15esimo esatto e il risultato è 3-2 a favore della formazione della media valle seriana, vale a dire Gazzaniga. Con le mani Roberto Conti, il tocco di testa, ne esce un passaggio quasi per Eric Donati, lo scambio col portiere, l'1-2, poi questo intervento, la palla che arriva ancora a Roberto Conti, che questa sera è chiamato ancora a difendere la porta dell'Edilsole. 2 su 4 partite, 2 presenze e 2 assenze per Roberto Conti. Mentre vediamo, attenzione, il fallo di Omar Donati, calcio di punizione, era entrato anche sul pallone l'arbitro Brahim Ben fischia. Attenzione, bravo Roberto, Omar Donati, Piffari porta il pallone sul sinistro, conclusione ribattuta, palla in out, Eric Donati scambia, ma c'è ancora il tocco di Davide Bonomi, palla in out, rimessa in gioco da parte di Piffari verso Roberto Conti. Il movimento, bisogna andare qualcuno in difesa, Omar Donati tocca dietro verso il fratello Eric, da questi a Roberto Conti, vediamo se tenterà la conclusione, invece no, la porta è libera e ancora una volta la conclusione di Davide Bonomi, che non trova lo specchio della porta. Brividi ancora, però, ancora con il pallone che va vicino al palo, e poteva essere il gol del 4-2. Ancora Roberto Conti e questa volta è involontariamente Omar Donati che si trova sulla traiettoria e non permette alla sfera di entrare in rete, forse ci sarebbe entrata. Diamo un'occhiata, 17 minuti nel corso del primo tempo, risultato di 3-2 a favore della formazione in maglia viola, che adesso manovra con il proprio portiere Maffeis, alza la testa, lo scavetto a servire Nicola Balini, si chiudono però le maglie difensive su di lui, si riparte con Omar Donati e c'è il fallo commesso da Ghilardi in gioco pericoloso. Una volta noi la chiamavamo gamba tesa, adesso tutti a chiamarla gioco pericoloso. Porta vuota, attenzione, tenta la conclusione Ghilardi, fa tempo a recuperare Roberto Conti. Omar Donati verso Eric Donati e il pallone che si perde in fallo laterale, già effettuata la rimessa, 2 minuti al termine, salvo qualche attimo di recupero. Vediamo, Piffari non trova il tempo per calciare, è lì tutto solo in mezzo a 2 o 3 avversari, non c'è spazio, la conclusione la trova anche molto bella, ci mette i guantoni Roberto Maffeis e la palla termina in calcio d'angolo, battuto il calcio d'angolo, nulla di fatto, e allora è la formazione maglia viola che si distende ma recupera bene. Omar Donati ancora verso Piffari, la finta, tenta di rientrare dal sinistro al destro Fulvio Piffari, la cosa gli riesce soltanto parzialmente. Eric Donati sbaglia il tocco, allora viene avanti ancora la formazione della ZA, che però preferisce far ripartire l'azione dei piedi del proprio portiere. Il lancio verso il bomber Bonomi, il rimpallo lo chiude bene Omar Donati. Piffari, vediamo, cerca il doppio passo,
va in teca al scivolato Ghilardi, secondo l'arbitro commette il fallo, arbitro che poi richiama un po' Omar Donati e anche Roberto Conti, re di aver protestato per questo intervento. Calcio di punizione comunque fischiato, vediamo la barriera, distanza giusta, c'è solo un uomo in barriera, vale dire Bonomi. Il tiro è di prima, se ne incarica Fabio Semperboni, intanto si sta scaldando Roberto Conti che arriva da un infortunio. Va Fabio Semperboni, la conclusione a fondo campo, siamo secondo il mio cronometro a 30 secondi dalla fine, dunque probabilmente lascerà giocare questi 30 secondi anche qualche attimo di recupero il direttore di gara. Pallone deviato in fallo laterale da Omar Donati, la rimessa in gioco Nicola Balini, vediamo verso il proprio portiere che ha spazio per gestire la sfera, poi alza la testa, fa partire ancora lo scavetto come lui ama fare, Balini non controlla, però poi attenzione Ghilardi, grande la risposta di Roberto Conti su questa conclusione sul palo più vicino alla posizione dove ha calciato Ghilardi, palla deviata e poi il pallone che passa in mezzo a tanti uomini e dunque termina in fallo laterale, rimessa in gioco, si autoaccusa di una deviazione Eric Donati, pallone che non ne vuole sapere di stare lì fermo, adesso attenzione, c'è la conclusione e poi sulla ribattuta di Roberto Conti arriva Ghilardi e realizza il quarto gol, primo per lui, proprio al 20esimo. Qui c'è la risposta sulla conclusione del portiere Conti dall'altro numero uno, vale a dire Maffeis, e arriva anche il duplice fischio del signor Brahim Ben che manda le due squadre a riposo, risultato 4-2 a favore della formazione della Mediavalle Seriana ZA Servizi Immobiliari. Pensate che era passato in vantaggio dopo 4 minuti già sul 2-0, prima con Fabio Semperboni, poi con Omar Donati, la formazione di Edil Sole, ma poi c'è stata la bella e precisa reazione prima con la doppietta di Davide Bonomi al quinto e al settimo e poi con il gol di Stefano Occioni al 13esimo e in chiusura il gol del 4-2 di Diego Ghilardi. Serata anche questa sera piuttosto amara per la formazione di casa. Un attimo di pausa, di consigli commerciali, ci sentiamo fra poco per la telecronaca del secondo tempo. Sono tornate sul terreno di gioco le due formazioni. Amici appassionati di calcio a 5, vi ricordo siamo a Valbondione, è la quarta partita di andata del gruppo B, girone B del CSI di Bergamo di calcio a 5. Il risultato al termine dei primi 20 minuti è di 4-2 a favore della formazione della ZA Servizi Immobiliari di Gazzaniga che dopo essere stata sotto all'inizio dopo 4 minuti di 2-0 è riuscita a ribaltare la situazione, addirittura andare a realizzare 4 gol al quinto e al settimo con Davide Bonomi, al 13esimo Occioni, al 20esimo Ghilardi e adesso la partita è veramente soprattutto il tentativo di rimonta da parte della Lady Sole è veramente difficile. Naturalmente a disposizione c'è anche Riccardo Conti che potrebbe dare una mano nelle file della formazione di casa, però non sta assolutamente bene, non ha ancora recuperato da un piccolo stiramento e dunque non può dare il contributo che vorrebbe. In panchina poi abbiamo Mauro Morandi, abbiamo anche Attilio Trivella che potrebbe essere inserito, insomma, anche se mi pare di poter dire che la squadra è questa, e lì davanti sottolineo ancora una volta come, anche se ha recuperato il portiere, manca il bomber Paolo Fornoni con i suoi gol. Ancora un palo davvero anche sfortunato, prima era stato Omar Donati,
Adesso è stato invece Fulvio Piffari a colpire il palo. Pallone rimpallato, termina in area. Maffeis lo raccoglie, poi lo sospinge in avanti dove c'è il colpo di tacco di Davide Bonomi, che adesso sembra un po', diciamo così, sembra un po' spento. Si è spento, ma soltanto per il fatto che ha corso davvero nei primi 20 minuti e dunque forse non è più così pericoloso come all'inizio. Del resto voi sapete che qui questi ragazzi, alcuni di questi ragazzi non hanno nemmeno il tempo di allenarsi e dunque non hanno l'adeguata forma fisica. L'attenzione intanto, conclusione da parte di Piffari, la preparazione fisica per reggere magari tutti i 40 minuti. Battuto il calcio di punizione, il calcio d'angolo, con Piffari che subisce un pestone da parte di Ghilardi. Si può ripartire comunque ancora. Piffari va sul fondo, cerca la puntatona, ma Feis gli chiude lo specchio, ma la palla si infrange sull'esterno della rete. Tanto vediamo ancora questo attacco con il pallone. Con il pallone che termina in fallo laterale. Ancora attenzione, parte ed è ancora per la conclusione, ribattuta da Roberto Conti da parte di Davide Bonomi. Poi ancora si distende in avanti, vediamo Piffari non trova lo specchio, può dare a Omar Donati, invece lo dà a Eric Donati, che ancora una volta non riesce a trovare lo specchio della porta. Già rimesso in gioco il pallone, lancio lungo completamente fuori misura da parte di Stefano Occioni. Si riparte, anche la formazione della ZA è in campo ancora con gli stessi giocatori, vale a dire Maffeis, Balini, Occioni, Ghilardi e con il numero 7 Davide Bonomi. Questi sono i giocatori in campo in questo momento. Eccolo lì, attenzione, rientra, poi scambia con Balini, arriva a rimorchio Ghilardi, la sua conclusione, il pallone che termina. E c'è il cambio, vediamo, esce Fabio Semperboni, consegna la fascia di capitano a Omar Donati ed entra Enrico Conti. Roberto Conti è il portiere, Enrico Conti dunque rischia qualcosa, anche se non è al meglio della forma fisica, però sicuramente Roberto Conti potrà dare qualche contributo. Enrico Conti va alla conclusione, Omar Donati neutralizzata da Roberto Maffeis, con le mani, pallone dove non c'è assolutamente nessuno, se ne impossessa il portiere Conti. Verso l'omonimo Enrico Conti, Piffari, forse c'è un fallo, l'arbitro lascia proseguire. Bello il dribbling di Piffari, però si defila troppo, infatti non riesce più a raggiungere il pallone. 5 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo, il risultato non cambia, 4-2 per la ZA. Mentre bisogna ripartire con la rimessa, battuta con palla in movimento, sbaglia il rinvio Maffeis, Conti in mezzo a due, vedete che non è assolutamente pronto per andarsene, sono errori che lui normalmente non fa. Conclusione questa volta davvero sbilenca da parte del numero 7 Davide Bonomi, a palla lontanissima dallo specchio della porta. Si riparte, ma attenzione, c'è un cambio, esce proprio Davide Bonomi, avevo visto giusto a dire che praticamente era un po' in riserva d'ossigeno, e qui c'è Stefano Occioni ed è il primo ammonito della partita per questo fallo intenzionale. Se n'era andato Fulvio Piffari, l'ha fermato in brutto modo Stefano Occioni e dunque calcio di punizione. Vi ricordo, è uscito Davide Bonomi, al suo posto è entrato Nicolò Pezzotta e dunque vedremo come si svilupperà il gioco. Nicolò Pezzotta che è in barriera, parte intanto Eric Donati,
conclusione strascicata da parte di Eric Donati. Eccolo Pezzotta, scambia con Nicola Balini che adesso agisce come prima punta, va alla conclusione neutralizzata da Roberto Conti. Con i piedi Conti verso Enrico Conti, non riesce a mantenere il pallone in campo, palla in fallo laterale, diamo un'occhiata, 7 minuti e mezzo di gioco, Donati, Omar va al tocco, Piffari fermato proprio da Pezzotta che poi tocca dietro, il rinvio, Enrico Conti è libero, Piffari non trova lo spazio per concludere o perlomeno gli viene chiuso tutto lo spazio, la palla deviata in calcio d'angolo, rimessa in gioco e c'è la deviazione di Omar Donati, palla in fallo laterale, ci ha messo lo zampino anche l'arbitro, una deviazione fortunosa, conclusione, vediamo la palla che viene controllata da Omar Donati, adesso si gioca quasi a ritmo forsennato, con un ritmo forsennato quasi improponibile, non so quanto potranno resistere con questo ritmo soprattutto i giocatori dell'Edinsole. Roberto Conti ancora, conclusione alta sopra la trasversale, mentre vediamo c'è il time out chiesto dal mister, credo sia stato Tiziano Guerini a chiedere il time out e dunque sul punteggio ancora di 4-2 si va al minuto di sospensione con la squadra che adesso sembra aver preso in mano le redini del gioco, la squadra di Valbondione, ma che finora ha trovato la rete la via della rete sbarrata in tutti i sensi. Dunque una partita certamente non facile, i ragazzi della ZA sono consapevoli che questa sera devono assolutamente, per rientrare nel gruppo, assolutamente vincere, però i ragazzi dell'Edinsole sono altrettanto consapevoli che incappare nella quarta sconfitta consecutiva vorrebbe dire relegarli sempre di più lì in fondo, con poche speranze, se non rientrerà qualcuno, poche speranze di rinascita. Peccato, peccato veramente, mentre vediamo attenzione il tentativo chiuso, Piffari, Enrico Conti, conclusione, traversa, la traversa di Enrico Conti e la chiusura di Pezzotta, deciso a deviare in fallo laterale, battuto il fallo laterale, ancora Enrico Conti dietro verso Roberto Conti, ancora tutti i tiri alti, tutti i tiri con la punta del piede, naturalmente se il pallone non si colpisce si colpisce sotto, la palla si alza, è gioco forza che sia così. Pezzotta cerca di difendere il pallone, c'è il fallo alle sue spalle di Eric Donati, calcio di punizione poco oltre la linea centrale del campo, lo va a battere Balini, si sposta anche Occioni mentre è pronto Ghilardi, dicevo, mentre è pronto a ricevere Occioni proprio nel cerchio di centrocampo, invece Balini va alla conclusione, palla smorzata che resta fra le mani del portiere Conti che la rimette in gioco, non va il tocco di Eric Donati, palla in out, Omar Donati al portiere Conti, vediamo il lancio Enrico Conti, vediamo dribbling a rientrare, il tocco Piffari, bello il tocco a seguire, non ci arriva però Enrico Conti, va al disimpegno Ghilardi, palla direttamente in fallo laterale, vediamo il cronometro, siamo al quasi undicesimo minuto del secondo tempo, risultato è quello dei primi 20 minuti, 2 Edinsole, 4 ZA. Riparte la formazione e questa volta è riuscito a colpire, diciamo, abbastanza bene, non trova però lo specchio, palla a lato, Roberto Conti riconquista il pallone, Piffari va sul fondo, conclusione, ma Feis ci mette il guantone, poi Eric Donati cerca di recuperare la palla, la cosa non gli riesce, recuperato il pallone con il dribbling ancora di Piffari, chiuso molto bene questa volta da parte di Occioni, la palla che termina in fallo laterale, è bravo Omar, non riesce però sulla chiusura di Balini a chiudere in porta, Pezzotta il dribbling, viene fermata l'azione di Pezzotta, riparte Eric Donati, il tocco Enrico Conti, fuori misura,
arrivano le indicazioni da parte di Fabiano Trivella, ma la formazione di casa soffre, anche se adesso dobbiamo dire che in campo c'è una sola squadra ed è proprio quella della maglia bianca, con la maglia bianca, vale a dire Lady il Sole. Dobbiamo dire che la partita è davvero anche bella, se vogliamo, con la velocità da una parte e dall'altra. Attenzione, sbaglia Pezzotta, una conclusione che poteva essere certamente tramutata in gol qualora fosse riuscito alla deviazione al volo. Scambia Conti con Omar Donati, avanza il portiere, va al tocco verso Piffari, non riesce a controllare, palla a fondo campo con le mani, Maffeis. Siamo al 12:30 di gioco, 7 minuti e mezzo alla fine della partita, siamo sempre sul 4-2. Peccato perché aveva iniziato davvero bene la formazione di casa e poi c'è stato il perentorio ritorno con 4 gol da parte della formazione dello ZA, che conduce dunque 4-2. Ancora Roberto Conti, 13° minuto, 4-2 per la ZA, soffre l'Edil Sole, però dà dimostrazione di avere voglia di recuperare. Ancora Omar, attenzione, pallone a ritroso e bravo Roberto Conti, riesce a intercettarlo e poi Piffari che non si capisce col proprio portiere, pallone che termina a fondo campo, questo non lo prende più nessuno e infatti termina in fallo laterale. La rimessa in gioco, ancora Omar Donati verso il portiere che adesso funge da attaccante aggiunto. Omar stringe al centro, poi preferisce servire il fratello che va a imbucarsi in un angolino dove infatti ne esce soltanto con un fallo. Calcio di punizione, una sorta di rinvio da fondo campo troppo lungo per tutti. Attenzione, qualche brivido con questo rinvio, arriva però Omar Donati, c'è il fallo nei suoi confronti, credo che ci sarà il calcio di punizione, così è infatti, ed è Omar Donati che è stato colpito duro sul piede destro. Calcio di punizione battuto, è ancora fuori dallo specchio della porta la conclusione di Roberto Conti che ci sta provando in tutti i modi, mentre c'è un cambio, esce è uscito Fulvio Piffari ed è entrato Mauro Morandi al suo posto e il primo pallone di Morandi va a chiudere lo specchio, mentre attenzione Maffeis in difficoltà, poi questo pallone Morandi lo perde tutto solo, ma è bravo Conti a chiudere lo specchio. Pezzotta, ancora conclusione, il gol di Nicola Pezzotta. Siamo al 15° minuto e si va sul 5-2. Attenzione, ancora stavo scrivendo il gol, mancano 5 al termine, ci sono da recuperare 3 gol, sono tanti però si possono fare, vediamo, si tratta di avere anche un po' di fortuna nelle conclusioni, finora conclusioni che sono terminate ben 3 volte, 2 volte sul palo, una volta sulla traversa e dunque ci può stare anche qualche cosa in più, perlomeno sotto l'aspetto della fortuna. Mi pare però di poter dire che la situazione è cronica per quanto riguarda la formazione di casa, per quanto riguarda l'attacco. Finora in 3 partite ha realizzato 3 gol e questa è la prima volta che riesce a segnarne 2, però insomma gli avversari ne hanno realizzati 5 e la cosa diventa abbastanza problematica. Mauro Morandi lancia, non c'è però nessuno, Ghilardi lascia sfilare il pallone che termina in a fondo campo, c'è un cambio, esce Ghilardi ed entra con il numero 10, credo Mattia Balini, così è infatti, nelle file del ZA Pezzotta, giusto il direttore di gara, il signor Ben Brain segnala che il pallone non ha toccato nella metà campo della ZA. Omar Donati, tocco dietro, Enrico Conti,
il fallo nei suoi confronti. Dunque si parte, già battuto il calcio di punizione, arriva Roberto Conti, la porta è libera e c'è ancora Pezzotta che realizza il gol del 6-2. 17esimo, doppietta anche di Nicolò Pezzotta, che dunque si porta e porta la sua squadra sul 6-2. E questa volta è davvero, c'è un soltanto 4 i giocatori delle Nil Sole. Ed entra con il numero 3, entra con il numero 3 Daniel Semperboni. Tanto attenzione con Mauro Morandi, eccolo lì Semperboni, ancora Pezzotta, c'è il fallo di Mauro Morandi, carica alle spalle Nicolò Pezzotta, siamo sul 6-2 ma soprattutto siamo a 2 minuti dal termine, dunque credo che le speranze della formazione di casa siano ancora state rese vane nemmeno in questo quarto incontro del campionato. Peccato veramente, qui se non succede qualcosa, se non rientra qualcuno, veramente sarà difficile che questa squadra possa diciamo così cercare quantomeno i punti per la salvezza, perché è una squadra che non ha grandi individualità. Intanto attenzione, fallo di Mauro Morandi, non ha grandi individualità, non ha diciamo così grandissime doti realizzative lì davanti, e in difesa naturalmente soffre. Ma eccolo ancora la possibilità con Roberto Conti che esce, Enrico Conti porta il pallone ma c'è Maffeis sul destro, conclusione vediamo con Daniel Semperboni, ancora il pallone lì, ancora una grande parata con Enrico Conti che lotta su ogni pallone ma nulla può, siamo negli ultimi 30 secondi regolamentari. Il risultato anche questa sera sorride agli avversari, 6-2, e sto facendo un rapido conto, 8-7-15 e 6-21, 21 gol finora subiti, se non ne subiranno ancora in 4 partite, e soltanto 5 quelli realizzati. Con questa media la bella favola dell'Edil Sole, che in questi campionati davvero è stata bravissima a recitare ruoli importanti, mi sa che dovrà, se non succede niente, davvero dire addio a questo gruppo B, perché così non può essere competitiva. L'arbitro fa giocare ancora, siamo al 20esimo ormai scoccato, dunque ci sono i momenti di recupero, c'è da tenere presente giusto il minuto di sospensione. Omar Donati non riesce a trovare lo spazio per concludere, palla in fallo laterale, Daniel Semperboni si gira, Veronica, poi tocco dietro ancora verso Roberto Conti che lascia ancora la porta, fa correre ancora qualche brivido ai suoi giocatori, poi riesce a mantenere il possesso ma la porta è vuota, adesso va in copertura Enrico Conti e poi Roberto Conti che gioca in attacco e che per poco, attenzione battibecco con Maffeis e Omar Donati, due si scaldano, niente di grave, dai, tutto rientrato, ammoniti tutti e due, l'arbitro Ben Ebrahim cerca di calmare un po' gli animi, insomma nessuno ci sta a perdere, ci mancherebbe, piccole scaramucce che però non sono assolutamente necessarie. C'è il gol del 7-2, gol del 7-2 realizzato ancora da Nicolò Pezzotta, che dunque diventa, da quando è entrato, siamo al 21esimo, il realizzatore della partita. Due gol realizzati da Davide Bonomi, uno a testa Stefano Occioni e Diego Ghilardi, e 3 gol di Nicolò Pezzotta. Arriva il fischio di chiusura, 7-2,
mastica ancora amaro la formazione la formazione dell'Edilsole, che ahimè, ripeto, dovrà certamente fare qualcosa per riuscire a capovolgere la situazione di un campionato che si va via via facendo più difficile. Veramente ancora una serataccia per la squadra in maglia bianca. Vediamo di recuperare qualcuno anche della squadra ospite. Vediamo se Roberto Conti ci vuol dire qualcosa. Non è serata. Chi viene al mio microfono? Dai, vieni. Ghilardi, eccolo qua. Ci avviciniamo alla telecamera, Ghilardi. Allora, muovete la classifica, una bella partita, due gol per gli avversari, pensavate quasi di qui si ritorna ancora con una sconfitta, invece alla fine poi avete maralmaggiato. È andata bene questa partita, grazie a Dio, perché eravamo proprio messi male. È una mano dal cielo questa vittoria per noi. Va bene, tre punti importanti, andate a quattro e soprattutto, insomma, riempite la casellina dello zero sulle vittorie. Al di là di quello, devo dire che il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, però ho trovato una bella squadretta. Ci sono anche delle buone individualità come il numero 7 Bonomi, Balini, che già conoscevamo. Insomma, non è una brutta squadra, mi sembra strano trovarvi lì in classifica. È molto strano, non riusciamo a capire neanche noi questa situazione in classifica e se facciamo come la Juve l'anno scorso. Vabbè, comunque, insomma, questi sono tre punti importanti. Devo anche dire che avete trovato anche questa sera una formazione di sole rimaneggiata, l'avete visto lì davanti, è spuntata. Sì, grazie a Dio Fornoni non c'era, è andata molto bene questa. Siamo stati fortunati. Certo, mi sa che sarà difficile. E poi anche molto bravi, anche noi siamo stati bravi a creare molte occasioni da gol. Ecco, devo dire, questo sicuramente vi fa onore a voi, anche all'Edilsole, che è stata giocata a ritmi molto intensi. Sì, molto, molto intensi, e pian piano riusciamo a sempre concretizzare di più i nostri tiri in porta. Certo. Grazie a Dio. Allora, raccontaci questa passione, tu, che la tua carriera chiaramente non è iniziata col calcio a 5. No, io sono cresciuto nel Cene da bambino, dopo per motivi di lavoro sono dovuto passare al calcio a 7 subito e dopo al calcio a 5 con questo fantastico gruppo. Ecco, quello che diciamo forse unisce di più rispetto anche ad altre squadre, la squadra 11, visto che qua si è sempre, sì, si è sempre 7, amici. 8, 10, è forse il rapporto di amicizia che si creano. È la cosa più bella che c'è del calcio a 5 per questo motivo. Certo, ho visto che siete ben sponsorizzati, la piazzetta del gusto, insomma, ragazzi del calcio a 5 terribili, però lo sponsor principale è ZA Servizi Immobiliari, se non ho capito male. Sì, è proprio ZA Servizi Immobiliari. Sì. Allora bisogna farli contenti questi sponsor. Indubbiamente. Settimana prossima con chi giocherete? Non prendo il contropiede. Bravissimo, non lo so. Niente. Speriamo di vincere anche questa. Va bene, ti ringrazio, ti faccio tanti auguri. Grazie e complimenti ancora. Ciao. Allora, terminiamo qui, visto che se ne sono andati tutti. C'è il presidente Sergio Donati, ma non rilascia dichiarazioni fino a quando non vincerà almeno la prima partita. Vedremo se riusciremo a farlo. Andiamo a concludere qui ricordando il risultato, ahimè, ancora una volta penalizzante per la formazione dell'Edilsole, che incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Ma al di là di questo, quello che preoccupa sono i 21 gol subiti in 4 partite e soltanto 5 quelli realizzati. Bisogna cambiare registro, altrimenti davvero, come ho già analizzato prima, quest'anno sarà effettivamente molto molto difficile riuscire a centrare la salvezza. Con questo è tutto, non mi resta che ringraziare Emi Moretti dietro la telecamera e tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci. Buona settimana a tutti.